Formare un hotel in un vero e proprio museo, vivere l'emozione di toccare la storia con le mani, rendere la vacanza un'esperienza unica ed appassionante. Da questa idea nasce ad Agrigento, a pochi passi dalla magnifica Valle dei Templi, il primo archeo hotel d'Europa, l'Hotel Costa Azzurra Museum, che ospita al suo interno la collezione La Gaipa, una bellissima raccolta di reperti archeologici di grande valore storico. Benvenuti alla collezione La Gaipa, un progetto culturale che prevede il recupero e la valorizzazione di reperti archeologici che erano stati dispersi nei secoli in giro per il mondo. Fino al 1939, quando poi è entrato in vigore il Codice Unico dei Beni Culturali, la vendita e il commercio dei beni archeologici era praticamente libera, tant'è che tutti i grandi viaggiatori del Grand Tour tornavano a casa con dei pezzi autentici, che sono poi quegli stessi pezzi che hanno concorso alla creazione delle collezioni dei grandi musei, come il Museo di Monaco di Baviera, del British Museum piuttosto che del Louvre. Ebbene, tanti di questi reperti non sono confluiti sulle collezioni in genere dei musei, ma sono finite in case private, case d'asta e collezionisti privati, appunto. La collezione La Gaipa si pone l'obiettivo di recuperare alcuni fra i pezzi più interessanti ancora disponibili sul mercato, farli ritornare in terra natia e proporli per lo studio e per la fruizione. Oggi vi voglio parlare di questo vaso, questo Oinokoe, che inizialmente era stato attribuito a una ceramica apula, però così non è. Si tratta invece di un reperto di grandissimo valore, perché è una delle primissime testimonianze della contaminazione culturale e stilistica dei Greci in Sicilia. Questo vaso proviene dalla Sicilia orientale ed è di produzione locale, ed è un vaso che è stato realizzato dai primissimi abitatori autoctoni della Sicilia ad imitazione dello stile arcaico greco. Si tratta di una ceramica sottilissima con dei disegni geometrici molto evoluti, che volevano ricalcare appunto il nuovo stile che veniva dai Greci. Si tratta di un pezzo rarissimo e che potete venire a visitare e vedere di presenza se ci verrete a trovare qui all'Hotel Costa Azzurra, Hotel Costa Azzurra Museum Spa, che ospita in forma permanente la collezione La Gaipa.